Qualcuno si è introdotto in casa tua. Senti dei rumori nel cuore della notte, come se qualcuno stesse frugando nella tua cucina. Vai a controllare, ma non vedi nessuno. Finché una mattina, aprendo la credenza della cucina, scopri l'intruso. Un paio di occhietti neri ti fissano. Ebbene sì, c'è un ratto in casa. E peggio ancora, ha mangiato tutti i cereali senza nemmeno chiedere il permesso. Magari indossa anche un cappellino da chef? In quel caso sei in un film Pixar. Il tuo primo istinto probabilmente sarà di mettere mano alla scopa o fuggire via urlando. Sembrano entrambe reazioni del tutto naturali, vista la situazione, eppure sappi che nessuna delle due sarà utile per sbarazzarti del tuo ospite indesiderato. Ma allora, che cosa bisogna fare se scopri quell'invadente intruso dentro casa tua? Beh, tanto per cominciare dovresti cercare di capire come sia arrivato l'animaletto dentro casa. Per un ratto, intrufolarsi in una casa è un gioco da ragazzi. Forse non lo sai, ma ratti e topi hanno le ossa estremamente flessibili. Anzi, il loro scheletro, un po' come quello degli squali, è fatto soprattutto di cartilagine. Ti sembrerà un superpotere, ma per il ratto non lo è. Lo scheletro di questi roditori è meno robusto di quello di altri mammiferi e non sono dotati neppure di tutte quelle giunture che consentono ad altri animali di fare vere e proprie acrobazie. In compenso sono dotati di scapole snodabili e molto strette in relazione alla loro corporatura. Hanno anche una clavicola piuttosto piccola, sempre in proporzione. In pratica non hanno l'impiccio delle spalle. Ecco come fanno ad infilarsi in qualsiasi pertugio che trovano lungo i muri, anche se piccolissimo. Capita certo che un ratto giudichi male l'ampiezza di un foro e ci si incastri, ma il più delle volte riescono ad infilarsi senza problemi in spazi molto stretti. Quanto stretti dipende dalle dimensioni di ogni singola specie e di ogni singolo esemplare, ma in generale diciamo che un foro largo circa 25 mm è sufficiente perché un ratto ci passi. I topi, invece, che sono molto più piccoli, passano tranquilli persino in forellini larghi circa 6,5 mm. Questo loro talento è dovuto alla loro natura di mammiferi scavatori. Che si trovino in natura o nel tuo giardino, scaveranno piccole gallerie larghe circa 45 cm sottoterra e sono in grado di scavare molto in profondità, se è necessario aggirare eventuali ostacoli. Questa loro natura, che li spinge a scavare e a nascondersi, torna molto utile quando si tratta di intrufolarsi in un'abitazione umana. Il ratto grigio in particolare adora più di tutti scavarsi una bella tana tra le pareti di una casa. Una volta sistemato, eccelle nel farsi strada tra le pareti per poi fare capolino dove meno te lo aspetti. I suoi denti, estremamente affilati, possono tagliuzzare facilmente tutte le superfici morbide. L'interno di un sofà, ad esempio, è un luogo ideale per il ratto per nascondersi e crescere i piccoli. Ah sì, scusa se per colpa mia ora non avrai più il coraggio di sederti sul divano. A te è mai capitato di trovare un ratto da qualche parte dove non te lo aspettavi? Raccontamelo nei commenti! Fino a qui abbiamo capito come fanno ad entrare e a nascondersi nei punti più impensabili. Ma cos'è che attira davvero questi animaletti dentro casa nostra? Beh, come capita anche a te quando sei ospite e c'è il buffet da cui servirsi, così il ratto è attirato da qualsiasi cibo facilmente accessibile. Frutta, carne, cereali. I ratti sono onnivori e divoreranno tutto ciò che capita loro a tiro. Tener pulita la cucina, quindi, è il sistema più sicuro per impedire che entrino in casa tua. È molto importante anche tenere ben chiusa la pattumiera, una precauzione che distoglierà qualsiasi ratto o altri animali spazzini dal curiosare nelle vicinanze di casa tua. I ratti sono animali opportunisti che non si fanno sfuggire nessuna occasione. Il ratto grigio, detto anche ratto norvegese, è sempre in cerca di proteine. Perciò ama particolarmente frutta secca o avanzi di carne o cibi per cani o gatti. Il più piccolo ratto comune o ratto nero preferisce invece una dieta ricca di vitamina e quindi si aggira per lo più dove c'è abbondanza di frutta. Tanto è vero che un altro suo nome è proprio ratto della frutta. Le preferenze alimentari dei ratti influenzano anche la loro natura. Entrambe le specie che abbiamo visto sono eccellenti arrampicatori, ma i ratti neri in particolare sanno arrampicarsi su ogni superficie verticale. In questo modo possono aggirarsi nelle grondaie o nelle tubature. Infatti, un altro loro nomignolo è ratto dei tetti. Il ratto grigio è invece più a suo agio negli scantinati o generalmente sottoterra. È infatti questa la specie che si trova comunemente nelle fognature o nei tunnel della metropolitana.
I loro nomi sono in realtà un po' fuorvianti. Il ratto nero può essere anche grigio o marrone, mentre il ratto grigio può avere il pelo marrone o nero. Un po' come gli orsi, insomma. Perciò è più sicuro identificare la specie di ratto basandosi sulle sue dimensioni e sul suo comportamento. Un ratto nero adulto sarà lungo all'incirca 35 cm dal naso fino alla punta della coda. Il ratto grigio invece è decisamente più grande e un adulto può essere lungo anche più di 50 cm. Eh già, un bestione! Anche il nome di ratto norvegese è fuorviante, buona notizia per tutti i nostri amici norvegesi. Tutte le specie di ratto infatti sono originarie delle steppe dell'Asia centrale. Da lì poi si sono diffusi rapidamente in tutto il mondo. Esistono numerose altre specie di ratti, ma queste due in particolare si sono dimostrate le più adattabili e sono di gran lunga le più numerose. Quando gli esploratori europei colonizzarono l'Australia e le Americhe, portarono con sé anche questi ratti. Chissà quanto ci ringraziano laggiù. Il ratto grigio è ormai diffuso in ogni continente, eccetto l'Antartide, ed è la più diffusa specie di mammifero insieme all'uomo sul nostro pianeta. A questo punto forse ti starai chiedendo: tutto molto interessante, ma mi vuoi dire magari come faccio a sbarazzarmi del ratto che ho in cucina? Ci arrivo! Ma tu per cominciare farai bene a dire ratti al plurale. Perché fidati, così come gli scarafaggi, se ne vedi uno significa che nascosti da qualche parte ce ne sono molti, ma molti altri. Ora che lo sai, ti starai fiondando a chiamare un disinfestatore e ti capisco. Ratti e topi spesso sono portatori di malattie e parassiti dannosi, quindi vorrai sbarazzartene il prima possibile. Diffondono infatti pulci e zecche, che possono a loro volta velocemente infestare casa. La bocca di un ratto inoltre è piena di batteri, quindi occhio a non farti mordere. Urine e feci sono a loro volta ben poco igieniche e se hai ratti in casa saranno dovunque. Il comune veleno per topi, o topicida, è molto popolare ed in effetti funziona, ma può avere molti effetti collaterali indesiderati. Animali domestici o bambini possono ingerirne per sbaglio, con gravi conseguenze. Sapendo questo, capirai come molte persone vogliano fare di tutto per evitare di ricorrere al veleno per topi. Meglio quindi usare i buoni vecchi metodi di una volta, le trappole. È importante scegliere bene l'esca. Il burro d'arachidi, frutta, ortaggi, cereali e carne sono tutte vere e proprie le cornie per i ratti. Ricorda, il ratto grigio cerca le proteine, quello nero cerca la frutta. Le trappole a scatto saranno anche un metodo misericordioso, il povero roditore lascerà questa valle di lacrime senza nemmeno accorgersene e non farai correre rischi inutili a bambini e animali domestici. Se però questi sistemi non ti piacciono e cerchi alternative meno drastiche, non c'è problema. Tieni solo presente che sbarazzarti di un ratto lasciandolo in vita, ad esempio semplicemente cacciandolo fuori, significherà ritrovartelo probabilmente in compagnia di nuovo. Perciò non limitarti solo a farlo uscire. I ratti hanno un'impressionante capacità di orientamento e sanno ritrovare la strada di casa anche a chilometri di distanza, senza nemmeno usare il navigatore. Beh, io che mi perdo anche quando vado al lavoro ogni mattina, devo dire che un po' li ammiro. Catturare il ratto e rilasciarlo in qualche bosco non è nemmeno una buona idea. Finirà preda di qualche altro animale nel giro di pochi minuti. È pieno di volpi e altri piccoli animali che non vedono l'ora di papparsi il tuo amico ratto. Tanta fatica per lasciarlo in vita non è servita a molto. Ad ogni modo, ricorda il vecchio modo di dire: prevenire è meglio che curare. Tieni casa tua pulita e non lasciare gli avanzi di cibo in giro e i ratti ti lasceranno in pace. Per il bene tuo, dei tuoi familiari e dei tuoi animali domestici, e anche del povero ratto. Ehi, se oggi hai imparato qualcosa di nuovo, metti like al video e condividilo con i tuoi amici. Ecco qui già pronti per te altri video che ti piaceranno. Clicca su quello a sinistra o a destra e resta con il lato positivo.